Il Vespa Club di Venaria Reale, lo scorso fine settimana, è stato in viaggio con il calessino di Babbo Natale, come spiega il presidente del sodalizio, Vito Nicosia. Oggi per noi una giornata bellissima perché stiamo dando un contributo per i bambini, anziani e perché no, anche i genitori dei bambini si stanno divertendo. Con la nostra Ape Calessino attrezzata di musica e con Babbo Natale e con i vespisti, attraversando a passo d'uomo in via Mensa, distribuendo cioccolatine, bambine che rideva, contente, anche i genitori tutti a fare delle foto, un successo alla grande. E non finisce qui la serata. Ritornando in sede, abbiamo il rinfresco di fine anno per tutti i familiari e soci. Inoltre abbiamo premiazione per i soci che hanno passato 10 anni con noi, premio fedeltà lo chiamiamo. E tra tutte le premiazioni che abbiamo fatto quest'anno, e sono tantissime, abbiamo una premiazione particolare a due persone che ci tengo tanto, in modo particolare, che nonostante i loro 77 anni compiuti, hanno partecipato a tantissime radune, di cui uno a Celle in Germania e uno in due sole sono partiti da qui e sono andati fino in Croazia a fare questo raduno e hanno messo una settimana. E questa è una cosa ammirevole e questo è uno dei premi che secondo me le viene assegnato. Questo premio verrà fatto, dato dal comune di Venaria, proprio per la grande decisione. Il nostro Vespa Club è uno dei più numerosi d'Italia, tra i primi tre. L'anno scorso abbiamo registrato 635 soci solo Vespa Club, poi siamo anche Moto Club e Ape Club. E non abbiamo potuto registrare in più in quanto Vespa Club Italia non ci ha fornito più le tessere perché per fine stagione. Quest'anno spero di aumentare ancora. Sono belle traguardi, siamo ancora come Vespa Club campione in carica sul torneo turistico nazionale e sottoscritto il campione in carica sul torneo nazionale individuale su 55.000 iscritte circa. 100 anni di storia dell'Istria, dal 1915 al 2015, raccontata dalle immagini poste sulla Vespa di Mario Bieson. L'idea è venuta a un raduno in Sicilia, dove ho visto una Vespa come il carretto siciliane raccontare la storia dei pupi. Allora io ho detto, anch'io ho 100 anni di storia da ricordare, io e la mia famiglia naturalmente. 100 anni di storia in Istria. Questa qua l'Istria, ecco. Allora il titolo è qua. Dal 1915, quando anche noi italiani dell'Istria eravamo sudditi austriaci ed eravamo sotto Francesco Giuseppe, di fronte all'arena di Pola c'era la statua della principessa Sissi, che è questa qua, no? Però, finita la prima guerra mondiale, la Sissi è tornata in Austria e gli italiani hanno messo giustamente Cesare Augusto di fronte all'arena di Pola, che era romano e stava benissimo, solo che però, finita la seconda guerra mondiale, anche Cesare ha dovuto tornare in Italia come la Sissi ha dovuto tornare in Austria e naturalmente i jugoslavi hanno messo il loro militare. Ho fatto tantissimi raduni, gli ultimi, specie gli ultimi 5-6 anni, raduni mondiali, l'ultimo l'abbiamo fatto in Germania, vicino a Hannover. L'anno prima l'avevamo fatto in Dalmazia, a Zara, poi l'abbiamo fatto anche a Saint-Tropez in Francia e siamo già iscritti per il prossimo anno in Irlanda.